nel cielo di Marte, Dante si trova al cospetto del suo antenato cacciaguida, che gli ha illustrato le tristi sorti di Firenze. Assecondato da Beatrice, il poeta chiede ora di comprendere meglio le gravi profezie sul suo destino personale che gli sono state presentate da diversi personaggi incontrati nel corso del suo viaggio nell'oltretomba. Cacciaguida, come tutti i beati, conosce gli eventi del futuro e profetizza a Dante l'esilio da Firenze, ordito dalla curia pontificia che lo costringerà a vagare in diverse città. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Cacciaguida prevede che Dante si recherà a Verona, presso gli Scaligeri, dei quali elogia le virtù. Lo invita poi a non nutrire odio e rancore, perché sarà la giustizia di Dio a vendicarlo. Dante, preoccupato, chiede a Cacciaguida lumi su come comportarsi per affrontare la mala sorte. Il beato conferma la necessità di riferire con chiarezza e senza esitazioni quanto ha visto e compreso nell'oltretomba, anche se i suoi versi potranno offendere o colpire alcuni tra i potenti del suo tempo. Con orgoglio di poeta, Dante, per bocca del suo avo, si proclama amico non timido della verità. Il suo poema echeggerà ancora tra coloro che chiameranno antico il suo tempo. E chi si sente offeso si gratti pure la rogna, come recita nei puri cieli del paradiso uno dei versi più volutamente aspri e rozzi della Divina Commedia. Nel 18° canto, Cacciaguida mostra a Dante gli altri spiriti combattenti del quinto cielo. Beatrice lo conduce poi nel cielo di Giove, dove le anime si dispongono a comporre la scritta di un versetto biblico che esalta la giustizia. Poi assumono la forma dell'aquila imperiale, che prende parola per illustrare a Dante il destino ultraterreno dei non credenti e inveisce contro i malvagi regnanti del tempo. Nell'occhio dell'aquila Dante riconosce Davide, Ezechia, Costantino, Guglielmo d'Altavilla e l'eroe troiano Rifeo, che, come l'imperatore Traiano, morì cristiano per imperscrutabile volere di Dio. Nel settimo cielo di Saturno appare a Dante e Beatrice una scala infinita, dalla quale scende il benedettino Pier Damiano, che inveisce contro la ricchezza del clero, suscitando un urlo di sdegno anche tra gli altri spiriti. Nel 22° canto, San Benedetto condanna la degradazione morale del suo ordine. Dante e Beatrice salgono velocemente lungo la scala, fino al cielo delle stelle fisse. Dalla costellazione dei Gemelli si rivolgono indietro, osservando i sette cieli planetari già percorsi e la Terra, che appare lontanissima.